senso di responsabilità e anche la grande capacità previsionale che ha avuto il mio assessore al bilancio Giacomo Cerboni. Ricordo ancora quando fu criticato per essere uscito sulla stampa, dove ovviamente la informazione era stata parzialmente distorta, parlando di un probabile ammanco di gettito fiscale di circa 5 milioni, tutti o gli scagliarono le pietre contro, e invece è proprio esattamente, più o meno, salve qualche decimo di euro, quello che è accaduto. Quindi complimenti per la ponderazione, per la capacità, per il senso di responsabilità che lo stesso ha condiviso con la Giunta e con tutta la coalizione, che ci consente oggi di avere un margine di sicurezza e di tranquillità e soprattutto una grande capacità di intervento. Parlava della terza fase che proprio in questi giorni è stata necessaria come non mai, in maniera anche forse superiore alle previsioni. Penso ad esempio agli stanziamenti per le fruizioni delle scuole e delle associazioni sportive, sia come provincia che come comune, ma penso anche a tante altre cose che sono state fatte grazie alla capacità dell'assessore, appunto, di risparmiare in maniera oculata, in maniera responsabile, in previsione di accadimenti che poi si sono concretizzati. E quindi questo ci tenevo a dirlo all'inizio della mia piccola chiosa. E poi rimango effettivamente stupito, nonostante la grande simpatia e l'empatia emanata dal consigliere Carlicchi, che molto spesso anche fa interventi a modo di vedere interessanti ed intelligenti, quando si parla di una mancanza di eventi in questo periodo a differenza di altri comuni. L'unica differenza che c'è stata tra noi e altri comuni è che noi gli eventi li abbiamo fatti e gli altri no. Anzi, non solo li abbiamo fatti, ma abbiamo dato anche l'esempio con le nostre prescrizioni, le nostre linee guida, le nostre normative sulla sicurezza ad altri comuni e addirittura alla maratona di New York, perché voglio partire proprio dal Giro d'Italia Rosa, in cui mi è stato detto non da uno qualunque ma dal presidente nazionale del ciclismo che le linee guida adottate per il Giro Rosa, su cui il comune aveva studiato, aveva interrotto ma poi ha ripristinato appunto il suo essere stato fatto, sono state prese a esempio a livello nazionale anche per fare la maratona di New York. Quindi vorrei ricordare che partendo semplicemente da dopo Ferragosto in poi, perché non voglio andare prima, innanzitutto che c'è stata un'affluenza turistica testimoniata anche dall'introito della tassa di soggiorno, sul quale non mi dilungherò perché è stata brillantemente esplicata dall'assessore Cerboni, molto oltre le più rosee aspettative, quindi a dimostrazione evidentemente o una campagna di promozione ha avuto efficacia oppure lo Spirito Santo ci ha aiutati, perché un'affluenza così massiccia come c'è stata quest'anno nei nostri territori raramente io l'avevo vista, e spero che nei prossimi anni ci sia altrettanto, perché in questa maniera sicuramente recupereremo pesanti gap. Facendo una breve lista degli eventi, anche per rispetto nei confronti di chi si è adoperato in un momento di restrizioni e di difficoltà a fare eventi, voglio ricordare che appunto siamo partiti con l'apertura della stagione musicale a Roselle con 600 persone, cosa assolutamente non scontata ma che è stata fatta nel comune di Grosseto. Abbiamo fatto in modo, grazie anche al nostro consigliere Pieraccini che ci ha molto aiutato e che ringrazio, che fosse possibile fare partenze e arrivo del Giro d'Italia Rosa sul nostro territorio, attraendo sicuramente tantissime persone perché la valenza è internazionale. Abbiamo fatto il campionato italiano di atletica assoluti, promesse juniores under 23 under 20 qualche giorno fa, quindi un altro evento che è stato possibile, come proprio il presidente Fida Alfio Giomi in conferenza stampa ha avuto modo di ribattere, grazie alla nostra grossetanità, agli spazi ma anche alla nostra ottima organizzazione. Abbiamo fatto la città visibile, un successo clamoroso sulla cinta muraria che ovviamente è stata testimoniata da tutti. Abbiamo fatto in questi giorni la 3 giorni della festività del 160esimo anniversario del museo archeologico, anche questo molto riuscito, ne parlavo stamattina con l'assessore al turismo Luca Gresti. Abbiamo fatto un convegno internazionale sulla bioeconomia proprio la settimana scorsa. Abbiamo raggiunto con l'attività promozionale del nucleo Fenice portata avanti dall'assessore vice sindaco Agresti 22 milioni di contatti con la campagna promozionale congiunta fatta a livello di autoturismo, e quindi questo è un dato di fatto oggettivo, probabilmente anche grazie a questo c'è stata una grandissima affluenza turistica. Abbiamo fatto, e l'abbiamo visto ieri, ho particolare sensibilità, Donna Avventura, un altro elemento promozionale che ci consente di destagionalizzare e di prolungare la stagione turistica. Abbiamo fatto, contrariamente a quanto abbiano fatto altri comuni, le sagre travestite da feste
enogastronomiche o gastronomiche. Noi l'abbiamo fatto con coraggio, con forza, compresa Festambiente. Quindi, ecco, io voglio semplicemente ricordare tutti questi aspetti. Abbiamo fatto a Roselle nel Museo Archeologico l'Archeo Film Festival il 22 e il 22 di agosto. Abbiamo fatto Mama al Forte, Sguardi sull'Arcipelago. C'è tutta una serie di eventi che non voglio dire siano stati numericamente uguali a quanto non si fosse fatto gli anni precedenti. Ovviamente il Covid ha generato delle paure e delle restrizioni, ma che non si siano fatti eventi, ecco, questo io mi sento di respingerla al simpatico Carlicchi, al mittente, con grande forza. Inoltre, concludo dicendo che il nucleo fenice lo continuiamo a portare fuori, lo continuiamo a portare in evidenza in maniera distorta. Il nucleo fenice è esattamente quello che ha fatto il governo nazionale, 2 mesi e mezzo dopo, esattamente quello che hanno fatto altri comuni che ci hanno emulati. Non è l'insieme delle misure fiscali e finanziarie che abbiamo messo a disposizione della città, ma è il riassunto, l'elenco delle attività di rilancio promozionale, lavorativo, penso al codice degli appalti, penso a tante altre situazioni che ammontano nel suo complessivo ad un movimento di 40 milioni di euro, adottando la stessa tipologia gestionale della comunicazione che è stata adottata dalla von der Leyen, dal ministro Conti e da chiunque ovviamente si occupi di rilancio, non in senso stretto ma avendo una visione ottica più ampia. Sul codice della strada, lo ricordava brillantemente il consigliere Ceccherini, noi siamo all'interno di un contesto prefettizio in cui ci vengono date delle indicazioni, delle direttive sulla salvaguardia della pubblica incolumità. Comunque non mi sembra che questa presenza dell'autovelox abbia ridotto l'affluenza turistica, che è stata enorme, come ricordavo all'inizio della nostra conversazione, e comunque mi sembra che non sia assolutamente giusto dire che l'autovelox sia stato fatto per far cassa, semmai, come diceva l'assessore Cerboni, per fare in modo che i conti reggessero in una situazione difficile in cui il Comune di Grosseto ha dimostrato molto meglio di altri comuni, perché se non altro quello che è stato scritto nel nucleo fenice è stato scritto in un libretto e consegnato alla città, e ognuno potrà leggerselo, farsi la sua idea e capire che cosa sia. Se ancora oggi non si è capito, vuol dire che non lo si vuol capire, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole.